Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di StudyBreak2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Il video di oggi è un What's My Pencil Case e vi mostrerò cosa sto portando all'interno del nuovo astuccio che su Instagram avrete sicuramente già visto, ve l'ho fatto vedere anche nei regali di Natale. E sto parlando di questo bellissimo astuccio di Primark con questi bellissimi glitter all'interno, vedete, che si muovono, sono bellissimi. Qua dietro non li ha, come potete vedere, ne ha pochissimi, tutto un paio, mentre qua davanti ci sono questi glitterini che proprio, vedete, shakerandolo, scendono tutti, vanno ovunque e sono bellissimi da vedere. Guardo tipo 5 minuti di tempo solo a guardare i glitterini. Infatti questo astuccio va contro il mio studio, però è troppo carino e mi è stato regalato a Natale dalla mia amica Lisa e la ringrazio di cuore, perché oltre a essere un bel astuccio, perché io adoro gli astucci a bustine, poi il fatto che ci siano i glitter all'interno lo rende ancora più carino di quello che è, e anche la combo di colori, guardate che belli ragazzi, blu, azzurro, lilla e rosa, a me piace tantissimo. Non so se riuscite a vedere che ci sono dei glitterini all'interno che sono a forma di cuore, spero riuscite a vederli perché sono carinissimi. Detto questo, vi mostro cosa c'è al suo interno. Aprendo l'astuccio, che tra l'altro anche la zip è bellissima, perché è tipo metallizzata, mi piace molto. Allora, troviamo una, adesso l'astuccio lo appoggio qua, una penna a gel che ho preso alla fiera dell'artigianato a Rofiera, a Milano. Vedete, questa qua con su Connie, che è un personaggio di Line, e praticamente tirando giù la testolina di Connie esce la punta della penna, che è finissima tra l'altro, ed è una penna a gel nera che uso raramente perché qualora dovesse finire mi spiacerebbe davvero davvero tanto. Poi una matita mina, e questa qua della Bic con la mina 0.7 e il gommino in alto che uso tantissimo, e ho deciso di portarmi dietro la colorazione grigia e rosa perché ultimamente, come potete vedere, sto amando tantissimo il rosa, quindi cerco di anche abbinare un po' gli oggetti di cancelleria a come mi vesto e come mi sento nel momento. Famosissimo ormai, tutti lo conoscerete, bianchetto della Legami a forma di nuvoletta, che ripeto essere lungo, e non il bianchetto, ma intendo proprio, quando si parla di lunghezza in metri si intende, vedete, il rullo all'interno lungo 8 metri. Tra l'altro ne ho usate tantissimo, vedete, questa parte mostra quanto tu l'abbia usato, e l'ho usato davvero tanto, e questa la rimanente, me ne manca pochissimo, mi spiacerà un giorno quando finirà, ma penso di riuscire ancora a trovarlo, perciò lo ricomprerò. Poi penne, per le penne colorate sto portando dietro questa qua della Bic sulla colorazione celeste, che tra l'altro ne ho una uguale con la colorazione però rosa, infatti non ho preso la rosa nonostante abbia detto che voglio fare tutto a tema in base a come mi vesto, perché la rosa non la trovo più, ed è ormai nella norma che io perda i miei oggetti di cancelleria che qualche mese dopo li ritrovo, non so come sia possibile. Detto questo, questa è una penna, anzi 4 penne assieme colorate con le colorazioni che vanno dal rosa, viola, verde e azzurro, e è comodissima, mi piace tantissimo, tra l'altro anche le colorazioni sono molto belle. Poi sempre in fatto di penne sto portando dietro anche queste due della Pentel Wow, che sono delle penne più o meno, vanno una via di mezzo tra le gel e quelle classiche, vedete, azzurro, e questo qua non lo sembra, però in realtà è rosa, perché sembra più un rosso rosato, in realtà è proprio rosa. Ho fatto vedere tra l'altro un video nelle quali ve le provavo. Sempre per le penne, e poi finiamo qua, sto portando le classiche che uso sempre, che sono queste qua della Stabilo, modello Tropicana, due blu, perché così almeno se dovesse scaricarsi una ho anche l'altra, anche perché queste penne costano pochissimo, mi sembra che costino sui 90 centesimi se non erro, e quindi anche sono facili da reperire e durano parecchio e costano poco, quindi ve le straconsiglio. Altra cosa che non può mancare ovviamente ultimamente è il mio righello, che come ben sapete il mio regalino di Hello Kitty, ciao, addio, non l'ho più trovato, e adesso sto portando dietro questo della Legami da 20 cm, che è bellissimo perché da un lato c'è il righello e dall'altro è tutto intagliato e mostra praticamente gli animaletti del bosco, con il bosco proprio, è bellissimo.
Per quanto riguarda gli evidenziatori, sto portando dietro tutti quelli della collezione della Stabilo Swinkle Pastel, che sono questi qua, e tutti ormai li conoscerete molto bene, queste colorazioni pastel qua, che mi sto trovando davvero bene a utilizzare questi evidenziatori, e lo ripeterò sempre fino all'esfinimento. A me piace l'idea del fatto che siano così sottili e quindi comodi da portare nell'astuccio, ma anche comodi per quanto riguarda la sottolineatura e i colori, cioè non ne parliamo perché i colori sono davvero davvero belli. Io, se devo essere sincera, preferisco i colori pastello piuttosto che quelli fluo. Stanno durando tantissimo nonostante io li utilizzi davvero tanto, e mi sono stati inviati dalla Stabilo, mi sembra nel periodo di aprile, forse, adesso non ricordo bene, però nel periodo primaverile dell'anno scorso ormai, quindi stanno durando tanto. Io vi posso assicurare che li uso parecchio. Per finire, ultimo ma non ultimo, cosa molto importante è il burro cacao, perché soprattutto nel periodo invernale, anche se non può sembrarlo perché oggi, anzi ieri, perché oggi non ho visto i gradi, ma ieri c'era un ben 15 gradi, siamo in inverno e sono al nord, io abito al nord, quindi non lo so, non so cosa pensare, sono allibita. Nonostante questo vi porto sempre dietro un burro cacao, che tra l'altro adesso lo metterò, adoro la vaniglia. Stavo dicendo, porto sempre dietro un burro cacao per le labbra, perché le mie labbra col freddo tendono un po' a screpolarsi e comincio a mangiarle, e a volte mi lacero proprio il labbro, ed è una cosa orrenda perché poi quando sorrido, parlo, mi si apre la ferita e mi fa malissimo. E quindi, onde evitare, e come dice mia nonna, prevenire è sempre meglio che curare, mi porto dietro un burro cacao e sto usando questi qua della Yves Rocher, in particolar modo questo della vaniglia, il mio preferito. E adesso vi faccio vedere che io ho proprio una collezione intera di burro cacao di Yves Rocher, che cambio a seconda di come un po' diciamo gli evidenziatori e tutti gli oggetti cancelleria, di come mi sento durante la giornata. Vedete, questa è tutta la mia collezione di burro cacao di Yves Rocher. Abbiamo, adesso ve le faccio vedere, quello alla fragola, quello alla ciliegia, abbiamo questo qua al lampone, al burro di karité, no scherzavo, è la macadamia, questo macadamia, perché mi confondo sempre col burro di karité, che è questo qua, vaniglia e cocco. Bene ragazzi, detto questo è quello che c'era all'interno del mio bellissimo e nuovissimo astuccio glitteroso, carinissimo. Se il video vi è piaciuto mettete un bellissimo like qua sotto, e vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, il link ve lo lascio sempre qua sotto in descrizione. Detto questo, fatemi sapere se volete un desk tour aggiornato, perché ormai la mia scrivania ha cambiato un po' forma, le postazioni si sono un po' invertite in alcuni casi, ho introdotto altre cose, diciamo che sì, si è un po' rivoluzionata, ecco. Quindi se siete interessati scrivetemelo qua sotto in commenti, e niente, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Oddio, adoro la vaniglia.